Buon day a tutti ragazzi, sono RSOMT2 e benvenuti in questo nuovissimo video. Nello State of Play del 14 settembre è stato rilasciato un nuovo magnifico trailer di Marvel Spider-Man 2 che sarà secondo me l'ultimo trailer che avremo prima del rilascio, tranne magari un qualche spottino minore, magari uscirà. Però le informazioni che volevamo sapere in più sul gioco le abbiamo tutte avute in questo trailer, che piano piano andremo ad analizzare e a teorizzare insieme. Tutto ciò dopo la sigla. Ah, questo trailer dice tantissime cose nuove, ci fa vedere davvero tantissime cose nuove. E vado in ordine di quello che, di come l'ha spiegato il tipo del video. Intanto, come sappiamo, la mappa è quasi raddoppiata rispetto al primo capitolo e anche a Miles Morales, aggiungendo due quartieri, ovvero il quartiere del Queens e di Brooklyn, che avranno tanti nuovi punti di interesse. Per esempio la vecchia scuola di Peter, che è quella in cui vediamo ambientato il dialogo tra Harry e Peter nello story trailer, e anche la scuola dove va Miles adesso, la Brooklyn Visions, che è quella che vediamo anche ad esempio in Into the Spider-Verse e in Across the Spider-Verse. Poi ha ribadito l'aggiunta delle web wings, cioè le ragnatele ascellari che ci permettono di volare tra i palazzi. E vorrei parlare che c'è un visibile miglioramento della grafica. L'open world è assurdo, mi sbilancio, è per adesso uno dei giochi con la miglior grafica su PS5, perché gli ambienti esterni sono veramente fotorealistici, cioè sono veramente spettacolari e molto 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 meglio di quelli del gameplay che ci avevano fatto vedere, che comunque già a me sembrava un ottimo passo in avanti di grafica, ma così è veramente spettacolare. Nel corso del trailer ci fanno vedere una missione in particolare, perché sapete che quando voi puntate che dovete fare una missione e c'è scritto a destra per un tot il nome della missione e una piccola descrizione, ed è Healing the World, che secondo me sarà una delle prime missioni. Uno, perché ce l'hanno spoilerata in questo trailer, e comunque la riprendevano anche in una story trailer, quindi sarà proprio alla base della storia e sarà tra le prime cose. Anche perché ce lo fanno vedere due volte a due descrizioni diverse. La prima dice: Pete fa un tour del nuovo laboratorio e poi incontra Harry al suo nuovo laboratorio. Quindi probabilmente dopo tutta la roba di Harry che si risveglia eccetera eccetera, sarà la prima volta che si confrontano su quello che c'era nello story trailer, su lui che vuole curare il mondo, probabilmente attraverso il simbionte. Poi ci dicono che potremo utilizzare praticamente la maggior parte delle volte lo Spider-Man che vogliamo in alcune missioni, ad esempio quelle legate alla scuola di Miles. Bisogna usare un eroe specifico. Però ci fanno sapere che lo switch tra i due personaggi sarà istantaneo, pressoché istantaneo. Poi in una missione di Miles c'è un cosiddetto Chef Clark. Ora, uno non so se è una missione principale o una missione secondaria. Poi ho fatto delle ricerche e di personaggio Marvel che si chiama Clark mi è uscito solamente Stuart Clark, alias Rampage, che è un cattivo abbastanza secondario, principalmente di The Punisher. Non credo sia lui, perché nella wiki non fanno riferimento al fatto che è uno chef. Probabilmente sarà un personaggio secondario di qualche side quest del gioco, o addirittura totalmente nuovo. Però questo è quello che ho trovato velocemente ricercando Chef Clark. A proposito di side quest, ci hanno detto che le side quest daranno informazioni sulla storia, ad esempio su Kraven. Non credo siano necessarie nel proseguimento della storia, perché comunque sono side quest, però sicuramente arricchiscono un po' tutta l'esperienza. Poi ci fanno vedere dei simboli nel cielo con un occhio, super magici. Io li ho subito ricondotti a Mysterio, e non sono stato l'unico che lo pensa. E tra l'altro nel trailer si vede questa figura misteriosa che io non sapevo che fosse. Poi ho visto un TikTok di questo qua che diceva che secondo lui era Mysterio. E ci può anche stare. Stava parlando con Miles, era in una stanza con delle sorte di magia, di tecnologia verde. Ci può stare, se ci fosse Mysterio in questo gioco sarebbe veramente bellissimo. Poi ci hanno fatto vedere che nel combattimento potremo fare delle combo usando entrambi Spider-Man che si aiutano a vicenda. Poi ci hanno detto che ci sarà un nuovo sistema di progressione dei quartieri, che sostanzialmente in base alla percentuale ci dà dei reward.
tipo punti abilità, non si capisce benissimo, comunque punti vari. E poi finalmente ci fanno vedere il fast travel, che è bellissimo, che dalla mappa tu vai direttamente sullo Spider-Man in questo bellissimo zoom, veramente fighissimo. Poi ci hanno fatto vedere la personalizzazione dei costumi, che è una delle cose che più interessa. Ci hanno detto che saranno 65 costumi, saranno più di 65 costumi, credo sommando quelli di Peter e quelli di Miles, tra fumetti, videogiochi, film, eccetera eccetera. E ho trovato questo video che li metteva tutti, faceva vedere tutti e cosa corrispondevano. Metto i crediti in descrizione, comunque ve li faccio vedere a schermo. La particolarità di questi costumi è che ci sono 4 colori che si possono applicare alla stessa skin. Quindi noi avremo veramente tantissime skin diverse da poter fare e personalizzare al massimo. Quelli che ci hanno fatto vedere sono: la prima è Superior Spider-Man, tratta dai fumetti. Poi abbiamo Superior Octopus, che è questo costume molto bello, onestamente gli occhi mi piacciono un botto, anche questo tratto dai fumetti. Poi abbiamo Webman, che come costume è veramente orrendo, ma anche lui è comparso nei fumetti, è diventato abbastanza celebre. Poi questo, che secondo quello del video potrebbe essere una variante del costume di The Amazing Fantasy, che è il primo fumetto in cui è comparso Spider-Man, e se c'è veramente io impazzisco. Poi questa qua, che è Miles, del costume dei 10 anni, che è tratto da questo fumetto. Poi abbiamo il costume di Miles portoricano, che è tratto da questo fumetto. Poi questa bellissima Iron Spider di Miles, tratto da questo fumetto. Poi abbiamo qua di spalle Ben Reilly della versione del 2019. E poi c'è anche, dato che negli ultimi giorni era comparso il rumor che il costume nero dello Spider-Man 3D Raimi potesse arrivare dopo, come sono arrivati i costumi nei film in Spider-Man Remastered, e loro ci hanno buttato dentro esattamente il costume nero di Spider-Man 3 di Sam Raimi. E a me piace veramente tantissimo, non vedo l'ora. Se ci sono le varianti anche dei simbionti io scoppio, cioè immaginatevi tutti i costumi con le varianti simbiotiche. Non credo che ci saranno, però è già bellissimo così. Quindi ragazzi, questo è un breve riassunto di tutto quello che c'era nel trailer nuovo di Marvel Spider-Man 2. Se volete comunque vi lascio il link in descrizione per guardarlo tranquillamente, anche con la telecronaca del designer. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, e per altri video di questo tipo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Vi ricordo che in descrizione trovate davvero tantissimi link utili, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!